What's up, ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovissimo, incredibilissimo secondo episodio della serie di Oltre la Luce. Nello scorso episodio siamo sbarcati su Europa e Varix ci ha introdotto a quella che sarà un po' tutta la storia che ci accompagnerà nei prossimi episodi. In particolare abbiamo conosciuto Eramis, la nuova Kel dei Kel, che a detta di Varix è stata corrotta in qualche modo dai poteri dell'oscurità. Al momento non abbiamo idea di come poterla battere, ma stiamo andando a cercare quelli che, secondo Varix, sono degli Elixni che sono rimasti fedeli alla causa del viaggiatore, che quindi, diciamo, non si sono uniti a Eramis e ovviamente sono rimasti fedeli appunto a quello che è il credo dei caduti. Detto questo, signor Raika può anche startare. Per chi non vuole vivere sotto la legge di una Kel oscura, dobbiamo essere noi i salvatori. Una rete di comunicazione segreta ci consentirebbe di contattarli. Varix, siamo pronti. Dov'è il primo ripetitore? Varix, vi ringrazio. Fermo. A occhio è qui! Guardate che figa la tempesta che mi spinge via. Io sto fermo, mi sta spingendo la tempesta. Alza la testa e guarda dove è il ripetitore. Dov'è il primo ripetitore? Potrei averlo trovato. Comunque, come ha detto Varix in questo episodio, come anche nello scorso, Europa doveva essere un luogo sicuro per gli Elixni, un luogo un po' come l'ultima città per gli umani. Però... però appunto Eramis ha preso il controllo di questa sorta di spedizione e ha considerato Varix come un traditore, perché lui non vuole star dietro ai poteri dell'oscurità, perché comunque appunto, vi dicevo, rimane fedele alla causa del viaggiatore e di conseguenza vede l'oscurità come una minaccia. Ok Varix, fanno due. Oh? Sentito anche tu. Oh, mi si è oscurata la visuale. Tipo quando t'alzi veloce dal letto. Warning Electric Charizard. Quelli che parlavano attraverso di me, povero aspetto. Volevano far sì che Europa fosse il luogo sicuro, poi hanno visto il meteo. Infatti. Tanto, peggio di Trieste. Oh no! Spettrino non sta... Oh, ok. Sta venendo tippato. What? Oh no, sono loro, sono qui. Ci stanno chiamando. Ma li sento dietro di me. Anch'io, costantemente dietro. Anna che so qui. No, c'è il muro. Entriamo in comune con il nodo? In comunione. O in provincia. No. Abbiamo chiamato. Hai risposto. Hai aspettato abbastanza. Vieni ora, la salvezza attende. La salvezza attende e questa salvezza mi puzza di stasi. Non ritiene di doverti ringraziare, al pari di un soldato a cui si chiede di ubbidire agli ordini. Ma noi vogliamo ringraziarti con un dono per aiutarti ad assumere il controllo. Ossè. Signori dell'oscurità, in realtà la luce ci ha dato 3 sottoclassi, lei è una, quindi... Per ora 0. Sì, per ora 0. Vedere cammello o dare soldo. Esatto. Ma...
Figata astronomica. Eccolo. Guarda un po' chi c'è qui. Giusto in tempo. Mamma mia. Con le cazzo stanno a fare un lavorone. Un lavorone. Ma che ma l'hai vista Eris che figa? Come combatte? Sì, con la pallina. Oh, ma chi sei? Parla con l'ignata Eris. Loro c'hanno già la Stasia, tutte e tre. Occhio, sì. Ma no, più che altro hai visto invece è arrivata una sorta. Che era quella a fare? Non era una nave, si è aperta. Ha fatto sì, tipo era struppio, era proprio. Sembrava tipo Isengard. Non so cosa sia, però. No, più che altro sembra tipo una base mobile. Cioè, alla fine quando quando è atterrata si è tipo aperta tipo tutta Robert, quanta. Tipo faceva una base. Parliamo subito con l'ignota, raga. Mamma mia, che figo, dove sta? Qui ci stanno Raming and Eris, io parlerei con entrambi in realtà. Parliamo con Ramingo. Adesso parlano. Il buon vecchio Ramingo aveva ragione. È ora di rinnegare il dogma luce buona, oscurità cattiva. La gente comincia a capirlo. Con quello che c'è sul piatto, riesci a compiacerti di avere ragione. Dai, concedimelo, Treo. Che dici? Solo per una volta. Questo appunto è tutto il concetto principale attorno a cui si basa Oltre la Luce, ovvero che non esiste luce buona o oscurità cattiva, ma sono entrambi strumenti e lì vedete si è aperta questa sorta di base, ma non vedo l'ora. Va a parlare con la tipa, ci stanno, dice una cosa strafiga. Spiegazione per tutto questo. Chiese ai guardiani di distruggere il cuore nero per impedire l'arrivo dell'oscurità. Fu una vittoria. Ma ora capisco che il destino prima o poi torna a bussare alla porta. Le chiuse sono aperte. L'oscurità è giunta. La brandisco per fermare i nostri nemici quando la luce non vi riesce. La tua resilienza dentro la piramide dimostra che la puoi brandire anche tu. Davanti a noi c'è uno ziggurat. Il suo scopo è la tentazione. Per iniziare l'addestramento devi cedervi. Ecco, prendilo. Che figo lo ziggurat! Abbiamo la scheggia di oscurità. Il confine tra luce e oscurità. Ma congelato, Eris. Come ti ha congelato? Vieni a vedere. Ma che coglione che sei. Quindi, andiamo in questa ziggurat per sbloccare la nostra fighissima Stasi. Fa vedere che figo la storia del preore. Questa è la storia del preore, è molto figo, sembra un insetto. Molto molto figo. Non so veramente cosa aspettarmi. A quanto pare questa ziggurat è una sorta di luogo di tentazione. E noi tocca accedervi finalmente. Beh, è chiaro che non ci sta raccontando tutto. Sintonizza. Ah, bloccato, col simbolino bloccato. Della Stasi. Allora, sono diversi simbolini quelli della Stasi. Qui possiamo sintonizzarne uno. E ci ha dato. Entra in comunione con l'anello dell'oscurità. Su Nexus, nel Nexus. No, nel Nexus. Più a lungo ci tratteniamo qui, più divento nervoso. Non che pensi che tu non sia in grado di cavartela. So che ce la puoi fare. Vorrei solo avere una migliore idea di cosa ci aspetta. Questo è senza dubbio un territorio inesplorato. Beh, figo Europa, mi piace. Ma veramente figo. Come paesaggio è veramente figo. Anche l'ignota Exo. Guarda che figo qua! L'abisso di Asterion. Tutto ghiaccio, però non ho capito perché sto ghiaccio è tipo mezzo rosso. Però è fighissimo. Perché sotto c'è sta tipo il boss finale di come si chiama? Oceania. Sono molto confuso. Rilevo una trasmissione dei caduti. Piramis. Aia. Fino sul posto. Siete solo il gingillo di una supposta. Entra in comunione. Vai, comuniamo. Qui c'è tipo un piramidion. Okay, oh, anch'io voglio entrare in comunione. Oh! Fatemi subito entrare in comunione. C'è la Stasi! Mamma mia, come sono comuniato! L'oscurità ti chiama, Stasi potenziata. Che figo, ragazzi, abbiamo la Stasi! Oddio, il pugno è qualcosa di strafigo.
Guarda, guarda, guarda il mio pugno. Le grandi spettacolari, dove sei? Boom. Quanto ho visto. Guarda io che tiro, guarda, le palline di ghiaccio e congelo, guarda, tutti. Boom. No, vabbè, raga, veramente fighissima. Veramente figa. Non sembra gravissima la granata, nel senso che si distrugge abbastanza velocemente. Poi bisognerà vedere. Come è fatta a morire? Bisognerà vedere in PvP, ovviamente. Che figo! Ah, i rumori sono veramente spettacolari. Fatemi provare. No. Guarda, mi mimetizzo! Che figo, tipo nelle prove, quando sei 1v3 ti metti così e loro non ti troveranno mai. Oh, ma guarda, sei pronto? No, aspetta, guarda, vai. Vai il behemoth, fai il behemoth. No, guarda. Boom! Non l'hai preso. Non l'ho preso. Aspetta. Un pugno, vai, vediamoci il behemoth. Aspetta, sto guardando il behemoth, ok. Allora, il behemoth praticamente è tipo un pugno di distruzione, solamente che è di ghiaccio, cioè di stasi. Tanto che è più forte, no, altro che. Io invece, appena finisci tu, faccio la mia. È infinito sto coso. Come infinito? No, mi sono buttato. Oh no, grazie, la tua granata mi ha salvato. Prego, caro. Ma invece volevo provare anche il pompa, però prima andiamo di super, vediamo un po' la mia super. Allora, la mia super teoricamente spara sti cosi. No, non ho capito. Ah, innanzitutto fluttua. Con l'attacco leggero spara ste palline. E poi con l'attacco pesante invece distrugge tutti quelli congelati. Ah. Carino. Fluttui? Sì, fluttua proprio. Cioè arriva nel mezzinale. C'ha un approach veramente figo sto bello. E vedete, per esempio, i nemici più potenti ovviamente hanno bisogno di più danni per venire congelati completamente. Per esempio, se io gli tiro semplicemente una granata, non si congela l'idra. C'è stato bisogno anche del coso di Riccardo, penso. Mi piace il demo. Mi piace proprio. Veramente figo. E poi vedete, i muri con due raffiche di impulsi vanno giù. Fine quindi... alla comunione. No, via. Dai, non voglio porre fine, andiamo via. No, si è posseduto. Ce l'ho stasi. Ah, no. Ce l'hai comunque, no. Oh boh, è stato più forte. Mi era piaciuto, però potevi farmelo tenere. Come lo apro sto coso? Ok, sono entrato in comunione. Adesso lo possiamo aprire perché siamo entrati in comunione. Ok. E lì c'è una cassa. Dammi tanta roba. Armatura invecchiata. Faccio con l'armatura invecchiata. Andiamo a parlare con Varys Arfly proprio. Ma tu l'hai vista quella enorme piramide là fuori? Sento che hai addosso quel potere benefico. Si diffonde così in fretta. O speri di affrontare Eramis con le sue stesse armi? Hai scelto una via molto pericolosa. Scatena questa imprudenza contro Filax, ma fai attenzione. È la guerriera più abile di Eramis, famosa per la breccia del crepuscolo. Dimostrati un degno avversario e lei si manifesterà. Vedete che appunto Varix ha dell'astio nei confronti di questa... di questa oscurità. Va bene, quindi a quanto pare dobbiamo andare a combattere uno dei sottoposti di Eramis. E come avete visto, c'è un legame un po' di tutta la storia con l'età dell'oro. Infatti, come avete visto, questo è un fucile a pompa. Come avete visto, Varix ha detto che questo sottoposto di Eramis che stiamo per andare ad affrontare è famosa per la breccia del crepuscolo, quindi ci sono tanti riferimenti all'età dell'oro. Per quale motivo? Perché Europa è praticamente un'età dell'oro congelata, cioè il fatto che sia ghiacciato non è a caso, è un elemento che hanno scelto apposta ovviamente perché ci trasmette quella sensazione di bloccato nel tempo, appunto di congelato, che sono tutte le tecnologie dell'età dell'oro che appunto sono sotto questo pianeta, sotto sulla superficie di questo pianeta. Vieni a farti l'evento pubblico, perché tanto bisogna uccidere dei caduti, perché ci serve attirare l'attenzione di Psycholas là.
Appunto, già per esempio questo Vespro, come ci ha detto lo Spettro nello scorso episodio, era un luogo che accoglieva tutti i partecipanti al progetto Exo. Quindi diciamo una sorta di hotel per chi appunto partecipava al progetto Exo. Sì, non sappiamo le stelle, la qualità, insomma, la pulizia. Come sa, scadente, st'età dell'oro. Era Miskelsi. No, nemmeno. Era Miskelsi. Sta, senti un po' che dice lo Spettro. Credo voglia aiutare, lo capisco. Ilax. Non ha ancora spiegato esattamente in cosa ti sta trascinando. Non è giusto nei tuoi confronti. Eh già. Sarà il plotone. L'ignota è un po'. Eccolo, è là. È un po' una snitch. Che l'ignota è un po' una snitch? Perché effettivamente allora, cioè, dal punto di vista di. Del guardiano, insomma, fuori dal gameplay. Effettivamente è strano perché l'ultima volta che abbiamo visto l'ignota, ovvero molto tempo fa, ci ha chiesto di combattere l'oscurità. Adesso arriva e ci dice: l'oscurità la posso usare anch'io. E se vuoi la puoi usare anche tu. Quindi, se insomma, fosse l'oscurità. Un paio di dubbi ci vengono fuori. Su Europa incontriamo anche un sacco di architettura Vex. Il che è molto interessante e è decisamente collegato al discorso di Clovis Bray e gli amici Exo. E qui sorge spontanea domanda. Saranno veramente amici? Eh già, questa è una teoria di cui abbiamo parlato. Non c'eri nemmeno tu, quindi lo dico anche a te. Durante l'evento dell'altra volta della community, durante il salottino della community, e eravamo tutti in comune accordo che sarebbe stata veramente una figata se i nemici del raid fossero stati gli Exo. Proprio Exo che ci sparano. C'è da dire comunque che l'ignota deve avere per forza dei trascorsi di cui non siamo a conoscenza. Perché c'è un discorso, appunto, c'è un distacco troppo evidente tra quello che abbiamo incontrato in Destiny 1 e quello che stiamo giocando adesso. Ma già comunque in Destiny 1 non sappiamo minimamente niente dell'ignota. Tipo, una domanda che mi piacerebbe, di cui mi piacerebbe scoprire la risposta, è con chi parlava l'ignota durante la quando l'abbiamo incontrata su Destiny 1. Penso. Vabbè, tu eri un po' una buona. Niente, Varix ancora convinto che. Questa c'ha la voce che sembra un botto quella di Monster & Co. La lumacona. Ok ragazzi, purtroppo la registrazione dei successivi 10 minuti, non so per quale motivo, è andata corrotta. Quindi vi faccio un breve riassunto di quello che è successo, che non è niente di troppo importante. Essenzialmente in questa missioncina siamo entrati in una struttura Vex, che era appunto qui su Europa, e abbiamo sconfitto Philax, che inizialmente era un caduto come gli altri, ma che durante l'ultima fase di danno, diciamo, ha iniziato a farci danno con la stasi. A questo punto è comparsa una pozza di oscurità che appunto ci ha permesso di utilizzare la stasi contro Philax e quindi di sconfiggerla. Come prima questa poi non è stata permanente, ma appena finita la battaglia appunto l'abbiamo persa. Sconfitta Philax, quindi siamo andati dall'ignota che ci ha ribadito ancora una volta il concetto principale di Oltre la Luce, ovvero che l'oscurità non è necessariamente un male, ma che se usato bene potrebbe essere uno strumento molto utile per proteggere l'ultima città. Ok, quindi appunto l'ignota continua a ribadire quello che, vi ripeto, è un po' la morale di tutta questa campagna, ovvero che l'oscurità è solo uno strumento, che il concetto di luce bene e oscurità male sono concetti che ormai sono passati, cioè non ha più senso rifiutare l'oscurità solo perché ci hanno detto che è il male, quando potrebbe essere un ottimo strumento per difendere la città e i guardiani. Detto questo, direi ragazzi che nel prossimo episodio andiamo alla Ziggurat e sblocchiamo, immagino, un altro cristallo, un altro sigillo della stasi. Per questo però può anche essere tutto. Io vi ricordo che se non siete iscritti al canale di iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.